Eccoci. 44? Ah, le persone, sì. Dunque, parliamo di scope e di closure. Sono concetti molto complicati. Con Emilio abbiamo un po' ragionato, abbiamo diciamo, resi conto che conviene soffermarci un po' di più sulla parte pratica, su fare gli esercizi insieme. La parte teorica, in effetti abbiamo fatto già tanto, già complicato, e più di qualcuno non ha tempo per digerire gli argomenti. Però è anche interessante avere un po' un overview di ciò che esiste. Quindi affronteremo oggi degli argomenti complicati, ma in modo parziale e semplice. Questa è la promessa. E adesso andiamo a parlare di scope. Lo scope ha una definizione molto semplice. Lo scope è il modo in cui JavaScript segna in memoria le variabili che noi creiamo. Attenzione ragazzi col microfono, se non volete parlare potete disattivarlo. Niente, io continuo a mandarvi spoiler. Scusate, ma oggi Drive non è un mio amico. Ok, allora, come abbiamo visto, qui noi sappiamo dichiarare la variabile x. E sappiamo assegnargli il valore 1. E dentro la nostra testa noi ci immaginiamo che appunto in qualche modo questa variabile x viene salvata nella memoria, nel computer, non sappiamo esattamente dove viene salvata. E abbiamo visto che abbiamo la possibilità poi di accedere a questa variabile e di leggerne il contenuto oppure di sovrascrivere il contenuto. Questo non ce lo siamo detto ancora, però immagino che ognuno di noi se lo spieghi così. Questa variabile esiste da qualche parte. Poi abbiamo visto che possiamo logare nella console un'altra variabile, per esempio la variabile y, che non esiste, e ci siamo già detti che questa variabile non viene trovata da JavaScript. Mi dispiace, questa non è vuota, non è indefinita. Proprio non è mai stata generata. Ecco, da questo comportamento noi possiamo desumere che JavaScript in qualche modo abbia un sistema per crearsi un elenco di variabili e di sapere che stanno lì, di aggiornare poi il contenuto e allo stesso modo quando noi andiamo a invocare, a chiamare una variabile che non esiste c'è un sistema evidentemente che risponde alla domanda di JavaScript e dice no, mi dispiace, questa cosa proprio non c'è, non è stata creata. Questa cosa la chiamiamo scope. E lo scope è il sistema che si occupa di gestire l'armadio dentro il quale JavaScript va a salvare o a leggere le cose. Ed è quello che risponde alle domande. Quindi quando noi diciamo assegna 1x, noi stiamo dicendo allo scope, gentilmente crea la scatola x e mettici il valore 1. E quando noi facciamo console.log y, prima di logare, noi stiamo chiedendo: Ehi, scope, per favore, mi dai il valore di y? Ed è lo scope che in questo caso ci dice: Mi dispiace, io non ce l'ho. Tutto questo è scope. E andiamo a vedere un esempio. Ormai siete assolutamente, avete le competenze necessarie per comprendere questo codice. E niente, qui vediamo che abbiamo la creazione di una variabile, o meglio, la dichiarazione di una variabile, l'assegnazione della stringa Raffaele. Poi andiamo a creare una funzione saluta e andiamo nella funzione saluta a inserire la stringa Emilio all'interno della scatola nome. E andiamo a creare una nuova scatola linguaggio, ci mettiamo all'interno il valore JavaScript e poi andiamo a logare ciao, la stringa ciao più il valore della variabile nome. Perfetto, questa è la funzione. E dopodiché noi invochiamo la funzione saluta, esattamente questa. E poi proviamo a logare il valore di nome e il valore di linguaggio. Cosa succede a questo punto? Dunque, intanto la scatola nome è stata creata qui e nel momento in cui noi chiamiamo saluta, andiamo a sovrascrivere il valore della scatola
nome con la stringa Emilio. Perché è la andiamo a sovrascrivere, non a creare una nuova variabile? Perché non lo facciamo precedere dall'operatore var. Quindi in questo caso non stiamo chiedendo di creare una nuova scatola, ma stiamo solo creando di riempirla con un nuovo contenuto. E ora, voi immaginatevi che lo scope è qualcosa che vive all'interno dei blocchi di codice, nel senso i blocchi di codice sono qualcosa per lui importanti. Quindi nel momento in cui JavaScript va a eseguire questo codice e noi gli andiamo a chiedere di modificare il contenuto della scatola nome, lui non trova chiaramente la variabile all'interno di questo blocco di codice. E quindi quello che va a fare è prova a chiederlo, diciamo, un passo sopra. Quindi la funzione saluta non ha questa informazione, allora prova a vedere se questa informazione esiste al di sopra. E guarda caso qui esiste, perché l'abbiamo creato. E quindi lui lo scopre, restituisce a questa funzione appunto il valore di nome, che viene sovrascritto e via dicendo. Poi c'è un altro passaggio. L'altro passaggio è var linguaggio uguale JavaScript. In questo caso, grazie all'operatore var, scusate se mi ripeto sempre, ma penso sia importante, creiamo la scatola linguaggio, la riempiamo con il valore JavaScript e dopodiché andiamo a semplicemente scrivere nella console il valore ciao più il nome. Noi in questo caso non facciamo questa operazione di andarlo a cercare all'esterno, semplicemente perché è stata creata all'interno di questa funzione, quindi non stiamo chiedendo allo scope di darci un riferimento a un valore esterno. E nel momento in cui noi andiamo a fare il console log di ciao più il nome, chiediamo allo scope un'altra volta il valore di nome, ogni volta che noi usiamo una variabile interroghiamo lo scope e lo scope ci restituisce con il valore che ha assegnato esclusivamente qui. Ora usciamo dal codice, diciamo, meglio da questa funzione, andiamo nel passaggio dopo, ovviamente il risultato di questa funzione è ciao Emilio, e nel console log qui noi cerchiamo di passare alla funzione la variabile nome. Ora, lui non se la trova qui e quello che prova a fare è semplicemente al suo livello, quindi prova a salire, fino a che non trova la dichiarazione della variabile nome. La trova qui. E trovandola qui, lo scope semplicemente gli restituisce il valore e lui la stampa a video. Ora la domanda è, ma qual è il valore della variabile nome a questo punto? Raffaele o Emilia? Vediamo un po' se avete qualche suggerimento. Esatto. Annalisa giustamente dice Emilio, e anche Rizzale. Esatto, è Emilio. Perché? Perché qui abbiamo creato la scatola, poi abbiamo eseguito questa funzione, la funzione ha cambiato il valore della scatola, e quando noi andiamo adesso a loggarla, che cosa succede? Lui si ritrova la scatola perché è stata generata qui, ma il valore a cui abbiamo segnato la scatola è Emilio. Vediamo un po' la domanda che è stata fatta in chat. Potresti spiegare la cosa che hai detto del cercare lo stesso livello? Sì, lo vediamo fra poco. È un concetto che adesso vi spiegherò almeno 100 volte, in modi diversi. Ora andiamo alla parte successiva. La parte successiva è console log linguaggio. Allora, cosa prova a fare qui JavaScript? Prova a chiedere a scope la scatola linguaggio e gli dice ciao, hai per caso in questo livello la variabile linguaggio? Lo scope dice no, guarda, mi dispiace, non hai creato nessuna variabile linguaggio, nessuna scatola linguaggio a questo livello. Non te la posso dare, non c'è. E quindi è dichiarata, quindi è un errore. E quindi la domanda che ci possiamo fare adesso è, come giustamente avete appena chiesto in chat, e qual è allora la regola dello scope? Qual è la prima regola dello scope? Nel senso, come prova ad accedere lui effettivamente alle informazioni? Non si può parlare dello scope, ma la regola di accesso è estremamente chiara. E la si spiega generalmente con questa immagine.
Lo scope in JavaScript è uno scope particolare, viene chiamato lexical scope. Adesso non ci soffermiamo sul significato, però sappiate che è la tipologia di scope che JavaScript offre. Come avete visto, noi qui non abbiamo non indentiamo il codice, ma noi creiamo blocchi di codice. Abbiamo un blocco globale, che è semplicemente l'inizio del file, e poi usiamo queste parentesi per indicare sia le funzioni, sia per indicare, ad esempio, i cicli if, else, while e via dicendo. Ogni volta andiamo a creare dei blocchi. Questi sono blocchi di codice e potete anche immaginarli come blocchi di scope. Questo diciamo, è il modo in cui si innestano uno con l'altro. E quello che prova a fare lo scope, quando gli viene chiesta un'informazione, ad esempio qui all'interno, diciamo, di una funzione, è se non trova la variabile dichiarata, allora lui la chiede al blocco di scope superiore. Se non la trova, prova a fare il passaggio di livello superiore. E via dicendo, fino a che non arriva al global scope, che sarebbe l'inizio del file, sostanzialmente, meglio il primo livello, e non trovandola neanche lì, allora lo scope si arrende e dice: "Vabbè, mi dispiace, proprio vorrei aiutarti, ma tu non l'hai creata, non ti posso restituire niente." Se avessimo scritto var davanti a nome, semidio, credo sia un typo che ho scritto Emilio, dunque. Se avessimo scritto var, in questo caso avrebbe ignorato la questione perché non può creare due volte una scatola che già esiste. Comunque, potete dirmi se siete se è chiaro, se avete domande su questa logica di accesso dello scope alle proprie proprietà. Perfetto. Perfetto, allora andiamo alla parte. Dunque, come regola generale di programmazione reale, minimizzare il numero di variabili globali che si usano nelle funzioni. Esatto, anche questa è una cosa che adesso andremo a vedere. Adesso ci soffermiamo un attimo su un altro concetto che è venuto fuori in queste slide, ovvero qual è il concetto di undefined e qual è il concetto di undeclared. Questo è qualcosa che Emilio ha spiegato già bene ieri, ma che abbiamo visto anche nel primo giorno nelle slide. Nel momento in cui noi andiamo a creare una scatola senza assegnargli nessun valore, allora automaticamente lo scope gli assegna un valore undefined, cioè ci dice: "Guarda, è stata dichiarata, ma il valore non è definito." Nel momento in cui noi invece andiamo a provare ad accedere a una variabile che non è stata mai dichiarata, allora non è undefined, ma è proprio undeclared. No, scusami, ma tu non mi hai mai chiesto di creare una scatola con questo nome. Poi esistono delle modalità per forzare JavaScript a creare delle scatole che non esistono nel momento in cui riceve queste richieste un po' particolari, però non è il nostro caso e generalmente evita in tutti i modi di attivare dei sistemi che ci vanno a risolvere dei bug al volo, diciamo, mettendoci una toppa. Perfetto, procediamo con la parte successiva, ovvero le espressioni. Intanto vi vorrei chiedere se è tutto chiaro fino a qui. Oggi la parte teorica è corta, quindi possiamo permetterci di fermarci un po' di più e di rispondere. Perfetto, tutto chiaro. Adesso introduciamo un altro concetto, ed è il concetto delle function expressions. Quindi delle espressioni, delle funzioni. No, uscirei un secondo dalle slide, perché questa slide qui non è visibile. Perfetto, adesso sarà diventata di nuovo visibile. Oh, ecco qui. Torniamo sul concetto di funzioni, che ho visto che ha creato un po' di confusione nei giorni precedenti, ma insomma, dobbiamo per forza farci i conti. Abbiamo visto che noi possiamo dichiarare le funzioni in questo modo. Parola chiave funzione, poi abbiamo il nome della funzione, poi le parentesi per i vari argomenti e
E poi il blocco di codice, utilizzando dei commenti, più semplicemente tendo a dirgli: guardate, non è importante adesso quale sia il contenuto della funzione. Questa cosa di cui stiamo parlando vale per qualsiasi tipo di contenuto. E andiamo adesso a vedere alcune proprietà della funzione. La funzione, o meglio la function, è un valore. E per JavaScript questa roba qui è esattamente come 1, 2, 3, come true, false, come un array, è un valore, è un qualcosa, è un qualcosa con cui lui può fare altre cose. Ma la funzione è anche un tipo, tant'è che se andiamo a chiedere qual è il type of di una funzione, JavaScript ci restituisce function. Dunque, se è un valore e se è un tipo, esattamente come un numero, come un array, come una stringa, come un symbol, come un begin, allora può essere trattato esattamente come loro, quindi può essere assegnato ad una variabile. Questa è davvero molto interessante. Quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo andare a creare una variabile, una scatola foo, e possiamo assegnare alla scatola foo una funzione foo, ma potrebbe avere anche un altro nome, e al suo interno inserire tutto il codice che vogliamo. Quindi creiamo una funzione e la mettiamo in una scatola. Ma se devo essere sincero, non è solo una cosa che possiamo fare, ma è anche quello che avviene quando noi andiamo a creare una funzione. Anzi, questo modo qui di dichiarare una funzione, in realtà è solo una shortcut. Quando voi andate a scrivere questo, in realtà JavaScript capisce questo. Capisce che create una scatola foo e assegnate alla scatola foo una funzione foo. Adesso voi vi chiederete: sì, ma perché c'è il nome della scatola e c'è il nome della funzione? Questo aggiunge degli altri livelli di informazione riguardo alle funzioni. Un'informazione che vi posso dare è che una funzione non ha bisogno di avere un nome. Certo, se non ha un nome non può essere richiamata all'esterno. Però può non avere un nome. E dare nomi alle funzioni, che è una pratica estremamente suggerita e consigliata, serve anche perché qualora voi incontraste dei bug, l'ambiente in cui sviluppate può aiutarvi dandovi il nome della funzione che per esempio non funziona. Se operassimo solo con funzioni senza nome, per i nostri ambienti di sviluppo sarebbe anche difficile darci dei suggerimenti. Ok, non abbiamo ancora nessun commento. Il metodo giusto, il metodo suggerito è provare il più possibile a avere delle funzioni con i nomi. Se la domanda è se il metodo giusto è questo o questo, la risposta è sono identici, non cambia assolutamente niente, dipende nel contesto in cui andiamo a utilizzare. Come detto, in questi giorni quando creiamo una funzione all'interno si crea automaticamente una variabile che ha lo stesso nome. No, non il nome della funzione, ma questo vale per gli argomenti. Quindi se io a foo passassi a, b, c e d, all'interno avremo a, b, c e d. Poi le funzioni per essere assegnate devono ritornare un valore, come dice Emilio? No, non devono. In realtà un'altra cosa che JavaScript vi nasconde è che quando voi non scrivete qui return e l'operazione, il numero, il valore, quello che volete, in realtà JavaScript lo aggiunge in automatico e ritorna undefined. Se è questa la domanda, forse la domanda l'ho capita male, funzioni devono essere assegnate. Esatto, no, non devi fare return per forza, ma se non lo fai tu, lo fa JavaScript con undefined. E in quest'altro modalità di scrittura, qui, ho creato la scatola foo e ci ho messo all'interno una funzione senza nome, unnamed si chiamano, non ha il nome. Potrò richiamarla in futuro grazie a foo, ma dovesse esserci un errore qui dentro, il nostro browser, l'ambiente di sviluppo, ci dirà eventualmente: ehi, c'è un errore nella funzione sconosciuta, quindi non ci potrà suggerire in realtà di che funzione si tratti. Perfetto, procediamo e andiamo a giocare con le informazioni che abbiamo appena ottenuto. Ci tengo un attimo di tornare su questo concetto. La funzione è un valore, la funzione è un tipo, la funzione può essere assegnata ad una variabile. Perfetto, giochiamoci. Oh.
Allora, qual è la differenza tra creare una funzione e usarla nella scrittura? Allora, le funzioni possono essere dichiarate o invocate. Dichiararle significa io le definisco, ma non le sto applicando. È come se io creassi una ricetta. Scrivere una ricetta non vuol dire che io la debba cucinare. Invocarla vuol dire prendere gli ingredienti, eseguire quello che ho scritto nella ricetta e produrre un output che per esempio è il piatto di pasta. Ora siamo qui ad utilizzare i concetti che abbiamo introdotto. Noi andiamo a creare la funzione somma e la funzione somma accetta due argomenti A e B. E ritorna un valore che è il valore di questa espressione, ovvero di A più B. Poi andiamo a creare un'altra funzione, a dichiarare un'altra funzione. L'altra funzione si chiama logga. Cosa accetta? Io ho scritto fn che è una shortcut per function, quindi accetta qualcosa che io voglio chiamare funzione. Questo è il suo argomento. E che cosa fa? Allora, chiama il metodo log della console, quindi stampa a schermo, cosa? Stampa a schermo il risultato della funzione che io ho chiamato, che è quella che gli ho passato qua. Quindi quando io passerò una funzione come argomento a logga, logga la eseguirà e il contenuto, diciamo, il risultato di questa funzione sarà stampato a schermo. Ecco come vado a utilizzare poi questo sistema. Chiamo la funzione log e qual è la funzione che vado a passargli per risultato? Oh, oddio, qua ho fatto un errore, scusate, me ne sono accorto soltanto adesso, evidentemente. Non sto bene come penso, però c'è un errore di sintassi, ma ignoratelo per adesso. Adesso semplicemente ragioniamo sul significato, poi dopo lo vado a correggere. Noi gli passiamo la funzione, la funzione viene passata qui dentro, viene eseguita e il risultato viene stampato a schermo. Sì, ho sbagliato, ho eseguito la funzione qui dentro, l'hai dovuto semplicemente passarla, ma adesso è un po' scomodo correggerlo, quindi perdonatemi per questo passaggio e poi dopo lo andiamo a vedere dopo. Adesso andiamo. Dunque. Adesso apro Code Sandbox, se riesco a uscire da qui e vi faccio vedere quello che intendo. Perfetto. Ottimo, così adesso io ho anche la chat. Oggi la tecnologia non è mia amica. Eccoci qua. Allora, siamo qui nel nostro index. Stampiamo il nostro console log per fare una prova, per vedere se funziona. Perfetto, due funzioni. Allora, abbiamo detto, noi andiamo a creare la funzione. Somma. E somma accetta A e B, per esempio, e ritorna la somma di A più B. Ottimo. Poi andiamo a creare la funzione logga e gli facciamo accettare una funzione e ritorniamo, o meglio, console log la funzione e nella funzione che andiamo a chiamare passiamo due argomenti, due parametri, uno e due. E adesso andiamo a chiamare la funzione logga e gli passiamo qui la funzione somma e andiamo a vedere che il risultato magicamente è 3. Quindi cosa succede in questo caso? Noi succede che andiamo a passare la funzione somma senza chiamarla alla funzione log. La
La funzione log la accetta come parametro, la chiama, la invoca e gli passa i due argomenti, 1 e 2. Quindi in questo caso, dentro fn, abbiamo in realtà il contenuto della funzione somma. Ora, non è necessario che qui ci sia somma. Noi possiamo dire somma uguale 1, per esempio, e con console.log lo facciamo di fn, è 1, esattamente come fosse una variabile. Quindi qui potremmo chiamare, non so, valore, il valore, e il risultato è 1, perché noi passiamo questa variabile somma a log. Log salva questa informazione dentro la scatola valore, vi ricordate? Valore uguale 1 praticamente, e qui lo va a loggare. Però in questo caso noi non vogliamo creare, non vogliamo mettere nella scatola somma il valore 1, noi vogliamo metterci una funzione all'interno di questa scatola. E questa funzione è la somma che accetta due proprietà. E due parametri che ritorna appunto la somma dei due. Allora, in questo caso, però, il valore non funziona più come nome. Possiamo fare funzione. Cosa succede se io vado a mettere, vado a loggare la funzione? Ups, non typo, scusate. Che lui ci logga in qualche modo la funzione somma, perché noi gli stiamo passando la scatola somma all'interno del quale c'è la funzione, quindi dice eccola qui. Ma noi in realtà non vogliamo soltanto loggare la funzione che stiamo utilizzando, noi vogliamo proprio usarla e quindi gli diciamo ti invochiamo e ti passiamo come valore 1 e 2. Ed ecco il risultato 3. E in che senso è iterabile? Sì, poi come vedo il concetto di ereditarietà dobbiamo affrontare altri argomenti, non possiamo coprirlo qui, non riguarda gli argomenti. Questo riguarda semplicemente il fatto che le funzioni sono valori che possono essere messi nelle scatole, possono essere passati nelle scatole così come i numeri, le lettere, gli array e via dicendo, e poi possiamo invocarli in questo modo, che non è altro che la nostra sintassi per dire se nella scatola funzione c'è una funzione, una function, eseguila passandogli questi due argomenti. Se prima della funzione log ci fosse stata un'altra funzione con due argomenti. Questo non è chiarissimo, cioè quante funzioni possono essere? Cioè, puoi passarlo, puoi passare tutte le volte che vuoi. Perché no? È infinito. Non hai un limite di nodi che tu possa creare. Leo dice a me, vuoi che provo io altre cose? Una risposta sincrona è un concetto che non possiamo introdurre adesso. Proseguiamo con le slide, dopo che abbiamo un'ora di pratica, possiamo vedere di tutto quanto. Allora, adesso parliamo di ifi. Che sono le funzioni invocate immediatamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo visto che la funzione come una ricetta andiamo a crearla, ma non andiamo immediatamente ad eseguirla. È lì e poi decidiamo eventualmente nel nostro codice, nel nostro programma di invocarla. Però in realtà abbiamo un modo in JavaScript per cucinare la ricetta nel momento in cui andiamo a definirla. E la sintassi è questa. Noi andiamo a diciamo, contenere la nostra funzione, cambia il nome tra due parentesi. Quindi che succede? Succede che JavaScript
interpreta il contenuto delle due parentesi come un'espressione da risolvere, perché è questo quello che abbiamo detto che fanno le parentesi in molti casi, no? Quando le usiamo in questo modo, richiamano una funzione, invocano una funzione, ma quando le usiamo in questo modo, come avete provato voi per i vari uguale, if, else, via dicendo, gli diciamo risolvilo prima. Quindi lui entra qui dentro. E risolve, quindi crea da qualche parte nella sua memoria questa funzione che abbia il nome, con nome medio, con slogan nome, e la invoca e la chiama direttamente. Quindi non solo la crea, ma la esegue. E poi se ne dimentica, poi finisce, non può più essere utilizzato. Quindi in questo caso, se noi andassimo ad eseguire il codice, avremo il nome Raffaele. Poi avremo la funzione cambia il nome, il nome diventa Emilio, console.log diventa stampa schermo Emilio, oh, scusate, non funziona, e poi quando andiamo a creare, quando andiamo a richiamare un'altra volta il console.log del nome, a questo punto il nome è cambiato, non è più Raffaele ma Emilio, perché questa funzione, anche se non esiste più, ha svolto il suo compito e ha cambiato appunto il nome. Ci sono domande sulla funzione invocata immediatamente? Mentre pensate alle domande, preparo un piccolo test. Perfetto. Allora, come abbiamo visto, noi abbiamo la funzione somma. Meglio, la funzione saluta, diciamo semplice. La funzione saluta console.log. Ciao. Noi salviamo, non succede niente. Se la invochiamo, appare ciao. Ma se non la salviamo e andiamo a wrappare la funzione con due parentesi e poi a invocare la funzione, abbiamo ciao e questo non esiste più. Cioè, perché potremmo creare delle funzioni che si autodistruggono? Questa è una buona domanda. Potremmo, per esempio, avviare il nostro programma in questo modo. Potremmo dire, io ho una sorta di inizializzazione del programma che parte all'inizio, fa quello che deve fare, magari legge la configurazione su un server, carica informazioni da altre parti, si collega al database. Una serie di operazioni che può fare, prepara l'ambiente, magari ecco, che ne so, qui abbiamo, non c'è un nome, magari lui qui ha, che ne so, il contatta il server per recuperare il nome, poi magari come tu due. Che sia un nome valido, per esempio, poi dopodiché dice: ok, perfetto, il nome è SOS. Fine. Questa funzione non ci serve più, non la richiameremo mai più. Ci serviva soltanto per fare una serie di operazioni per verificare che il nome corretto fosse SOS e poi si può iniziare. E un altro elemento importante nel creare diciamo degli elementi chiusi, dei blocchi di codice che poi non esistono più, o delle funzioni che non vengono utilizzate, via dicendo, è anche per spiegare agli altri programmatori o a se stessi, quando si metterà le mani sopra, che quel pezzo di codice, quella porzione di codice non viene più utilizzata e ha il suo senso solo in quel momento. Vediamo le domande. Un secondo. Spesso mi capita di trovare funzioni di questo tipo che vengono dichiarate e invocate in questo modo. Per ricevere il simbolo dollaro. No, in JavaScript dollaro non richiama la funzione. In JavaScript il dollaro si utilizza soltanto per questo contesto qui, per esempio. Per usare all'interno
di questa montagna di sintassi che crea string per utilizzare le variabili, quindi non ha nessun elemento della funzione. E poi un'altra domanda è: ma se la scatola è indipendente dal valore, che senso ha richiedere una funzione che cambi il valore? Quando potremmo semplicemente scrivere, sì, certo, giustissimo, non è una domanda banale, è una domanda giustissima. Noi in questo caso stiamo soltanto giocando con le cose, e quindi i nostri esempi sono esempi assolutamente non pratici. Immaginiamoci questo in un contesto reale, non so, magari una login. Noi abbiamo delle informazioni, ci andiamo a loggare. Prendiamo queste informazioni dal server e le mettiamo lì dentro e non le sappiamo magari all'inizio, le sappiamo solo successivamente dopo che abbiamo fatto la login. Quindi noi andremo a fare un sacco di esempi, ovviamente che non hanno un'applicazione reale in questo contesto, però è giusto per comprendere insieme il linguaggio. Procedendo. Ok, andiamo adesso ad analizzare. Sì, come giustamente dice Emilio, viene dato come nome per una variabile di jQuery, nel senso è un carattere come gli altri e viene utilizzato per comunità, per riconoscere una tipologia di funzioni, per esempio di librerie, ma a livello sintattico non ha un suo valore. Allora, andiamo avanti e andiamo a vedere cos'è il block scoping con let. Fino ad oggi vi abbiamo detto che per creare una scatola, una variabile, bisogna utilizzare l'operatore var. In realtà non è l'unico operatore che abbiamo, ne abbiamo tre. E il secondo è let. E cosa fa let? Let crea allo stesso modo una scatola, ma lega la vita e la visibilità di questa scatola al blocco di scope, o volgarmente possiamo dire blocco di codice, in cui è dichiarato. Quindi mentre var in realtà diciamo, vive anche al di là del suo blocco di codice, let vive soltanto all'interno del suo blocco di scope. E con gli strumenti che abbiamo adesso è un po' difficile apprezzarne la differenza. E in realtà, sostituendo, adesso ho usato nome e nome per farvi vedere che se dichiariamo una scatola con var all'esterno, poi all'interno possiamo dichiararne un'altra con let, e queste scatole non si sovrappongono perché lui diciamo, crea una tipologia di scatola diversa. E quello che vi posso dire è che anche se il risultato sarebbe stato analogo con var, cambiando ovviamente il nome della variabile, vi posso dire che let vive soltanto all'interno di questo blocco di codice. Ripeto, non abbiamo purtroppo abbastanza strumenti per apprezzarne la complessità e le specifiche, però in realtà abbiamo una situazione che conosciamo in cui possiamo apprezzarne appunto il comportamento diverso. E questa situazione qui. Allora, vi ricordate, no? Abbiamo un for la variabile i uguale a 0 fino a che i è minore di 10, aumentiamo la i. E facciamo un console log appunto di i, da 0 a 10. E cosa succede quando andiamo a loggare i in questo caso? Provate a rispondermi voi in chat. Scusate se vi chiedo questa interazione, penso sia interessante. Qual è il valore di i secondo voi in questo caso? Nove. Undeclared. Qualcun altro vuole provarci? Nella prima 0. Non viene dichiarata qui dentro, all'interno di questo blocco. Perfetto, andiamo a vedere. Allora, abbiamo detto che abbiamo i
uguale a 0 per i minore di 10 di 1 log i. Abbiamo i numeri da 0 a 9. Esatto, è un ciclo. E il ciclo va da 0, poi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poi diventa 10, i non è più minore di 10, quindi non entra più qui dentro e va avanti. Esatto, certo. Con questa sarebbe fino a 10, minore o uguale. Ma se noi andiamo a logare il valore di i all'esterno, come giustamente ha detto Giuseppe, il valore è 10. Perché il valore è 10? Perché lui qui fa appunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entra e log, poi crea la variabile i uguale, poi la variabile viene incrementata, diventa 10, viene fatto un confronto, 10 non è minore di 10, quindi diamo qui console log i, e i è assolutamente il valore che aveva nell'ultimo ciclo, o meglio, dopo l'ultimo, l'ultima volta che è stato incrementato. Quindi è come se questa var i stesse qui, e che poi viene incrementata 10 volte e poi noi andiamo a allogarla all'esterno. Ed è la stessa cosa, vedete? Io ho dichiarato la i qui, poi qui avvengono tutte le nostre operazioni e poi viene allogata. Però noi lo facciamo qui all'interno e comunque riusciamo ad accedere. Ma abbiamo un secondo esempio qui, fateci caso. Abbiamo un esempio non con var, ma con, sì, giusto Angelo, di 11, esatto. E abbiamo però qui un esempio con let. Qual è secondo voi il valore di k in questo caso? C'è un suggerimento tipico di JavaScript. Esatto, non è 0. Non è definito. Perché non è 0? Perché let crea una scatola visibile esclusivamente nel blocco di scope, blocco di codice, nel quale è dichiarato. Quindi in questo caso esiste solo qui dentro. Ora, so che questa non è la migliore delle sintassi possibili, né il migliore degli esempi possibili, però con gli strumenti che abbiamo oggi è l'unico modo, diciamo, che abbiamo per apprezzare un'eventuale differenza tra var e let. C'è un'altra differenza anche, ve la posso far vedere, non è estremamente utile, ma ve la posso far vedere, ed è la seguente. Se io qui vado a dichiarare una scatola, una variabile con nome i, e faccio console log, il valore è ovviamente 1. Se io vado a fare un console log di a prima di dichiararla, stranamente, un po' quasi contraddicendo quello che abbiamo detto fino adesso, ci dà indefinito. Quando, rispetto a quello che abbiamo detto oggi, forse sarebbe stato più appropriato pensare un non dichiarato. In effetti, utilizzando let, no, non dovrebbe dare un definito, dovrebbe dare errore. Temo che sia una roba di sandbox di strict, giusto Emilio? Non ve lo posso far vedere qui. Quindi ignorate questo per adesso e poi vi passerò in qualche modo il codice in un altro modo, ma in sandbox. E continuiamo. Scusate per questo problema, ma in qualche modo non crea una differenza. Quindi. Introduciamo l'ultimo concetto.
L'ultimo concetto, anche questo complicato da spiegare con gli strumenti che abbiamo, è la croce. Croce significa chiusura, no? Ed è la capacità di una funzione. No, let non esiste, sono le funzioni, let esiste ovunque, esattamente come var. L'ho usato nella funzione per dimostrarvi che ha un contesto, è sensibile al contesto in cui viene usato. Sempre con la nota però che con gli strumenti di oggi è davvero difficile apprezzare questa differenza, a parte nel caso del for. La closure è una delle domande, diciamo, le cose che si chiede spesso nelle interviste, nei colloqui di lavoro, e vi assicuro che anche programmatori molto esperti, quando appunto si parla di closure in Java, aspettano un sacco di difficoltà a dare la risposta corretta, e negli ultimi 5 anni, nonostante abbia fatto parecchi colloqui, posso dire che davvero pochi sono riusciti a rispondere correttamente. Ed è un peccato perché aiuta davvero a risolvere un sacco di bug. Appunto, vediamo cos'è: la capacità di una funzione, di una function, di ricordarsi le variabili al di fuori di essa, anche se passata ad altri contesti. Chiarissimo, no? Certo, che ha assolutamente senso. Vediamo esattamente cosa intendo. Ora abbiamo un sacco di strumenti per capire questo codice. Noi abbiamo la funzione saluta. La funzione saluta accetta un parametro, il cui parametro viene chiamato o messo nella scatola come nome. Essendo una function, come abbiamo detto fino ad adesso, un valore, lo possiamo ritornare esattamente come un numero o una string. Quindi questa function saluta ritorna un'altra function che è aspetta. Cosa fa aspetta? Aspetta log la stringa ciao più il contenuto della scatola nome. Adesso noi andiamo a creare una scatola un saluto. E all'interno della scatola un saluto mettiamo il risultato della funzione saluta passandogli il parametro foo. Adesso, secondo voi, cosa viene restituito? Quindi JavaScript esegue questo e il valore viene inserito in un saluto. Qual è il valore in questo contesto? Il valore è la funzione aspetta. Quindi ora in un saluto abbiamo la funzione aspetta. Tutto chiaro fino a qui? Perfetto. Allora, se non è chiaro, rifacciamo. Dunque, abbiamo la funzione saluta. La funzione saluta accetta un nome. Facciamo così. Vediamolo nel codice. Abbiamo la funzione saluta. La funzione saluta accetta un nome. Adesso gli facciamo ritornare il nome. Perfetto. Allora noi facciamo risultato. Saluta. Saluta. Log risultato. Perfetto. Esatto, Leo. Esatto, ovviamente. Abbiamo la funzione saluta, accetta il parametro nome, ritorna il parametro nome, mettiamo nella scatola il risultato, ciò cioè che ritorna la funzione saluta passando il parametro raf. E quindi il risultato è RAF. Tutto chiaro fino a qui? Perfetto. Ora invece di fargli passare nome, gli vogliamo far passare, non so, scusate, di ritornare nome, gli facciamo ritornare un numero e ci dimentichiamo del parametro nome. Ci ritorna 1. Bene. Adesso gli facciamo ritornare un array. Ok. Ci ritorna l'array. Perfetto.
Perfetto, questa funzione ritorna tutti i valori che vogliamo mettere lì. Ah, vogliamo ritornare una variabile? Perfetto, la variabile, ciao, ciao. La passiamo qua. Ok, perfetto, questo ritorna tutto quello che vogliamo. Ci stiamo perdendo RAF, però. Sì, ci stiamo perdendo RAF. Esatto, per adesso non ci interessa. Stiamo ignorando il fatto che ci sia questo argomento. Solo per giocare insieme, per far vedere che ritorna qualsiasi valore, qualsiasi variabile noi andiamo a mettere qui. Se vogliamo giocare con la proprietà, possiamo fare così. La domanda è perché c'è return? Perché? Come abbiamo detto, JavaScript incontra questo saluta parentesi 1, chiama questa funzione, crea qui all'interno la scatola nome, gli passa il valore passato, poi fa tutto quello che vogliamo, tutto quello che vogliamo noi, e poi alla fine noi gli chiediamo un output. Return è come se noi, è come se fosse e restituisci questo output. E questa parte qui è come se fosse questo è l'input. Possiamo definirlo così. Cosa ci facciamo dell'output? L'output è quella cosa che verrà, diciamo, a rimpiazzare questa funzione, quindi in questo caso 1, e messo dentro il risultato. Questo è il motivo per il quale abbiamo return. Dunque, nome viene passato come object. E dunque, in questo caso viene passato come numero, che è 1, in questo caso come stringa, in questo caso come object, in questo caso come array, dipende esclusivamente dal tipo di valore che noi vogliamo passare. Ora abbiamo visto che possiamo passare qualsiasi tipo di valore e ritornare qualsiasi tipo di valore. Tutti i valori si comportano in questo caso bene o male allo stesso modo. Perfetto. Ora, qui vogliamo passare qualcosa di più complesso. Per esempio, vogliamo passare il ciao più nome. Abbiamo ciao Raf. Quindi ingrandire certamente. È meglio? Perfetto. Ottimo, grazie mille per il suggerimento, Leo. Abbiamo adesso preso un po' di confidenza con passare valori e ritornare valori. E adesso proviamo a fare una cosa speciale. Adesso non vogliamo più ritornare una stringa, un numero e un array. Adesso vogliamo ritornare una funzione. Ovviamente non scriviamo in questo modo, ma scriviamo in modalità del JavaScript. Una funzione che si chiama ciao, e questa funzione vogliamo che faccia il console log di ciao. Arriviamo passo passo. Certo, nome verrà perso, lo sappiamo, il raf verrà perso in questo caso. Ah, che succede? Noi andiamo a loggare il risultato. Cos'è il risultato? È l'output di questa funzione. Cos'è l'output di questa funzione? È tutto ciò che c'è alla destra di return. Cosa c'è alla destra di return? Un valore. Che valore è? È un intero? No. È un numero? No. È una stringa? No. Un array? No. È una funzione. C'è una differenza? Assolutamente no. Per JavaScript non c'è nessuna differenza. Tant'è che il console log, invece di darci un numero, un array, una stringa, ci dà una funzione con delle informazioni all'interno. Ma ci dà una funzione. Cosa ci possiamo fare di questa funzione?
come tutte le funzioni, possiamo invocarla. Ed ecco che quando andiamo a invocare il contenuto di risultato, il contenuto di risultato è l'output di questa funzione, l'output di questa funzione è questa funzione, e quindi stiamo andando a invocare esattamente questa funzione. È tutto chiaro per ora? Ottimo. Adesso andiamo a fare l'ultimo passaggio ed è la magia. Dopodiché possiamo passare agli esercizi. La magia è la seguente. La funzione ciao. Ah, Cecilia, vuoi fare una domanda in particolare o vuoi che continuiamo e poi... Perfetto, ok, possiamo rivedere dopo magari insieme. Adesso questa funzione ciao, noi andiamo a dare un argomento, che è nome. E qui all'interno del console log andiamo a fare ciao nome. Scusate, non qui, ma qui. Solo qui. E con uno spazietto. Ok. Andiamo a vedere che succede. Sì, la classe si è un po' persa. Non so se magari possiamo fare la votazione. Volete finire questo concetto? Oppure semplicemente passiamo agli esercizi? Io finirei anche, magari anche con il rischio di non comprendere tutto, ma era un po' previsto che questo è un po' oltre, diciamo. Perfetto. Allora, in questo caso che succede? Succede che salutaraf richiede un output, no? L'output di saluta è la funzione ciao. E ciao va a fare il log di ciao più nome. E dopodiché l'output di questa funzione, ovvero la funzione ciao che loga ciao più nome, viene inserita dentro il risultato. E noi in questo modo andiamo a invocare la funzione che c'è all'interno del risultato che risponde ciao raf. La cosa particolare è che noi al risultato non gli stiamo passando raf, ma lui in qualche modo se lo ricorda nel momento in cui è stato, diciamo, generato nella funzione salute. Quindi nome esiste qui dentro perché gli viene passato. E poi nel momento in cui noi andiamo a chiamarlo, anche se non glielo passiamo più, lui in qualche modo si ricorda da dove è stato generato, da dove è nato, e ricorda che a un certo punto qui c'è stato la variabile nome con raf come contenuto. Sì, non vi preoccupate se diciamo è un po' troppo avanzato. D'altronde è un corso in cui noi cerchiamo veramente in poco tempo di vedere tantissime cose. Tante cose non sono chiare e anche le cose chiare non sono, in realtà non sono complete. Le spiegazioni che diamo sono parziali, quindi è ok, semplicemente sapete che esiste questa roba e poi negli esercizi magari è chiaro. Il concetto di closure è il seguente. Risultato a una funzione, ovvero la funzione ciao. E a ciao noi non gli abbiamo mai passato il nome, qui non c'è scritto nome. Eppure lui, in qualche modo, si ricorda cos'è stato nome. Se lo ricorda perché la funzione, ovunque sia chiamata, comunque ha a che fare col contesto in cui è stata generata. Esatto. Quindi il valore di questa funzione è se io avessi fatto questa cosa qui, lui avrebbe detto: ehi, no, mi dispiace, guarda che il nome non è definito. Eppure questo è il valore che noi gli abbiamo passato.
Ma non è solo questo, perché essendo stata generata in questo contesto in cui nome è accessibile, allora lui se lo porta dietro. Possibili applicazioni le salterei in questo momento perché sono delle sfumature veramente complesse. Io più che altro passerei gli esercizi, alla correzione degli esercizi di ieri e eventualmente ai nuovi esercizi che ho preparato. Va bene per voi? Perfetto. Un rapido feedback anche con microfono se volete, nel senso siete stanchi, è tanto. Volete continuare? È pesante? Perfetto. Ok. Grazie Io chiederei se possono compilare la forma di feedback, metto anche qui mille. il Oh link, sì, bravissimo, mi in maniera tale che raccogliamo i feedback di tutti quanti. E ci fantastico. mettete giusto 5 minuti per chi non l'avesse ancora fatto. Perfetto, E poi grazie mille. l'idea era quella eventualmente di creare un gruppo, principianti, diciamo, per fare un po' di esercizi per stare al passo tutti insieme. Anche questa è un'ottima idea. Sì, ecco, Erika propone di vedere un po' di esercizi su P5, potrebbe essere anche quello molto molto utile perché ci darebbe la possibilità di vedere poi visivamente il cambiamento delle variabili. Certo, per la prossima volta va bene? Ups. Sì, magari anche tra poco. Magari io cerco qualche esempio giusto per far vedere come leggere del codice già scritto da altri, perché prima di imparare a scrivere bene, è importante che impariamo a leggerlo correttamente e a ragionare, no? A Giusto. seguire il ragionamento di chi ha scritto il codice. In questo Giusto. modo iniziamo a capire come si ragiona e poi a scriverlo meglio il codice. Come, cioè, immagino la casa di qualsiasi scrittore è piena di libri perché è importante innanzitutto imparare a leggere, cioè è importante innanzitutto leggere prima di scrivere, secondo me. Quindi se avete difficoltà ancora nella scrittura del codice, è normalissimo e non c'è da avere fretta, nel senso, tanto siamo tutti chiusi in casa, nessuno ci corre appresso. No, d'accordissimo. Allora, vediamo un po'. Cecilia non sente più nessuno. Cecilia, ci senti? Perfetto. Allora, andiamo a risolvere l'esercizio, giusto, Emilio? Sì, nel frattempo io Ok, cerco qualche esempio, qualcosa certo. di carino da far vedere magari su P5. Perfetto. Allora, l'esercizio di ieri era il Fizz Buzz, giusto? Allora, adesso andiamo a risolverlo. E andiamo a risolverlo prima in un modo estremamente semplice e poi andiamo ad aggiungere complessità. E qualsiasi domanda avete, secondo me potete anche attivare il microfono e parlare direttamente perché. Siamo solo 43, quindi non penso si crei un problema. Iniziamo a risolverlo. Io vi faccio vedere, se per voi è interessante, magari datemi anche un feedback direttamente in chat, faccio vedere qual è il mio approccio. Io ora, sviluppatore JS, quale approccio utilizzerei per risolvere questo problema con gli strumenti che abbiamo, ovviamente, quindi limitati. Ed è anche un po' rispondo anche alla vostra domanda sì, ma come posso approcciare? Tutto facile, capisco tutto, però poi quando mi trovo davanti al file non so da dove iniziare.
Allora, io intanto leggo i requisiti, li leggo tutti. Logare tutti i numeri interi da 1 a 100. Logare al posto dei multipli di 3, scusatemi, qui ho scritto veramente malissimo, la parola fees. Logare al posto dei multipli di 5, la parola base. Logare al posto dei multipli di 3 e 5, questa che è la versione precedente, la parola fees base. E questi sono tutti gli strumenti che abbiamo. Ma anche altri. Anzi, rimuoviamoli, tanto ci andiamo a creare noi. E poi, il prossimo approccio mio è scrivere dei to-do. Quindi, il primo to-do per me è elencare i numeri da 1 a 100. Oppure me lo immagino come una sorta di crea una serie da 1 a 100. E poi mi vado ad aggiungere un'altra roba che può essere to do, multiplo di 3, fees, multiplo di 5, pass, to do, multiplo di 3 e 5. E se non sbaglio, un numero multiplo di 3 e di 5 in realtà è anche un multiplo di 15. Quindi già questo è un tipo di semplificazione matematica che possiamo fare. Se sbaglio potete correggere e ammazzarmi in chat. E quindi abbiamo già ridotto il problema a 4 to do, diciamo, ed è già più comprensibile. Adesso io devo creare una serie da 1 a 100. Una serie da 1 a 100 può essere un array, una serie, magari in questo array io vorrei scrivere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino a 100. Questo è un modo fattibile con gli strumenti che abbiamo, però, ecco, forse non è più comodo. Ce ne sono altri, ma non li conosciamo, quindi forse non è l'approccio che vorrei utilizzare. Ma sostanzialmente, dato che forse non è solo necessario creare una serie, ma in questo caso mi basterà avere 100 cicli, perché io devo loggare, non devo creare qualcosa che poi mi rimane, per esempio. Allora forse, usando gli strumenti che abbiamo, possiamo dire var di i uguale 0, i minore di 101, come abbiamo visto, i più più, sul log di i, salvo, vado subito a vedere il risultato e ho i miei numeri. Però ci rendiamo conto che non è corretto così, perché in realtà va da 0 a 98, e quindi iniziamo già a entrare nella logica del ciclo e delle condizioni. Quindi allora forse se ragionare dico forse è meglio fare da 1 a 100 e 1 c'è, arriva a 97 e allora, forse ops, voglio fare in questo modo e va a 98 e man mano, questo ovviamente non è un approccio diciamo scientifico del programmatore, però ci tengo soltanto a farvi vedere che se da una parte possiamo applicare il ragionamento, dall'altra non dobbiamo aver paura di giocare con il codice. Possiamo sfruttare lo strumento console log che abbiamo, con sandbox non si rompe niente, quindi mio primo consiglio a, oddio non so come approcciare, è vai, gioca, logga e prova. Non è certo il modo migliore, non ci farete un TED Talk su questa cosa, però perché no? È un modo intanto che abbiamo per fare i nostri giochi. Fino adesso qui siete tutti d'accordo? Grazie.
gioco qui per far vedere quello che succede. Togliere più, se tolgo più, non si incrementa mai e scoppia il computer. Un ciclo infinito. Ah, ho appena rotto col sandbox. Scusate, si è impallato. Ok, dobbiamo riscriverlo. Perché ha creato un loop infinito e non ha col sandbox un modo per evitare che esploda. Sì, esatto, non arrivava fino agli ultimi due. Esatto. Però io purtroppo ho creato il ciclo infinito e ho creato questa roba che... Niente. Fantastico. Bello, vi ho appena detto, tranquilli, su Code Sandbox non potete rompere niente. No, sì, potete rompere. Cicli infiniti possono rompere. Rieccoci qua. Ritorniamo, apriamo da i minore da i uguale a 0, i minore di 101 per esempio, i più, log. Ok, perfetto. Noi abbiamo adesso il nostro array, no? Purtroppo nasconde determinate cose, no? Non so perché. Vabbè. E abbiamo la nostra nostro console log di, abbiamo il nostro numero. Adesso dobbiamo in qualche modo effettuare i nostri confronti, giusto? E abbiamo detto se multiplo di 3, to do multiplo di 5, pass, to do multiplo di 15. Ok, abbiamo visto che abbiamo un operatore molto interessante. E l'operatore molto interessante, come ci ha spiegato ieri Emilio, è modulo. Quindi possiamo fare, per esempio, 3 modulo di i e vedere che cosa succede. Scusate, invece di 100 facciamo 50, così è più veloce il browser. Dicono qui, dicono ragazzi, c'è la domanda, vai. Dunque, facciamo il modulo di 3, giusto? E in pratica questo ci restituisce il resto, diciamo, di questa divisione in qualche modo. E già da questa nostra prima preview, scusate, ho fatto fino a 20, ma altrimenti non so se si notava, ma si impallava un po' il browser. E notiamo che infatti tutti i multipli di 3 hanno come risultato 0. Bene, abbiamo un'informazione, sappiamo che questa roba qui ci può dire questa cosa. Noi abbiamo come strumento l'if, e quindi usando il nostro strumento if noi andiamo a fare se, per esempio, questa operazione è uguale a 0, allora mi stampi la parola fizz.
altrimenti mi puoi stampare la parola, scusate, mi puoi stampare il numero. Perfetto, abbiamo raggiunto un primo risultato. Un primo risultato è abbiamo fis per ogni numero multiplo di 3. Tutto chiaro fino a qui? Perfetto. Ci eravate già riusciti da soli a fare questa cosa? Perfetto. Allora, andiamo al passo successivo. Però noi abbiamo visto che vogliamo anche i multipli di 5. Quindi possiamo fare if else i modulo di 5 uguale a 0. Allora mi devi stampare base. Altrimenti mi puoi stampare il numero. Salvare. Abbiamo fis base. E percentuale significa modulo. Quindi ci dà il risultato il resto della divisione. Semplicemente. E sappiamo che se un numero è multiplo, quando il resto della divisione è 0. Adesso abbiamo fis base. Matematicamente abbiamo visto che per essere multiplo di 3 e di 5 va benissimo anche dire multiplo di 15. Se è 0 console log e potremmo dire ah ok, abbiamo risolto il problema. In realtà qui c'è un problema logico. Chi è che mi sa spiegare qual è il problema logico anche con il microfono? Sì, però tanto adesso non analizziamo numeri negativi. Qualcuno mi vuole dire perché non abbiamo fis base al nostro 15, ma abbiamo fis? Perché si ferma prima a controllare i motivi? Esatto, giustamente perché si ferma prima a questo if. Esattamente per questo motivo. E quindi come possiamo risolvere questo problema? Non con let. Forse possiamo mettendo prima i multipli di 15 prima degli altri. Ok, è un'ipotesi. Io adesso prendo questo codice, sposto qui, questo lo faccio diventare massive. Abbiamo 3, abbiamo 5, abbiamo l'ultimo. Ok, abbiamo un po' un 2 fis, 4 bars, fis, 7, 8 fis bars, 12, 13, 14, 15 c'è un bars. Ok, sembra che così funzioni. Siamo d'accordo? Abbiamo risolto il problema? Sì, abbiamo risolto il problema. Però adesso facciamo una cosa in programmazione interessante che si chiama refactoring. E per quanto ci sia poco qui da fare, però... se vi fa piacere possiamo spendere 10 minuti per giocare su questa funzione, su questo codice e trasformarlo sempre di più. Una cosa che possiamo fare in questo codice è creare la nostra funzione, per esempio, la nostra funzione la chiamiamo, per esempio, fis. Okay. La prendiamo. Mettiamo il codice qui dentro e poi noi andiamo a eseguire la nostra funzione. Ed ecco che ce l'abbiamo lì dentro. Abbiamo messo quella sorta di algoritmo all'interno di FizzBuzz e abbiamo messo una funzione e andiamo a invocare.
Quindi questa funzione risponde all'esercizio. Una delle cose che si fa nella programmazione, in JavaScript anche, è evitare la ripetizione delle cose. E qui possiamo andare a vedere, per esempio, che ripetiamo 1, 2, 3, 4 volte la chiamata a console.log. E questo non è bello. È ridondante ed è qualcosa che vogliamo eliminare. Quindi una cosa che noi possiamo fare qui, per esempio, è andare a creare una variabile che è output, per esempio. La scatola output non ha nessun contenuto, però andiamo a assegnarne il valore in ognuna delle nostre condizioni. Una volta ci mettiamo fits, una volta fits, una volta ci mettiamo false, una volta ci mettiamo i. Dopodiché non si vede niente, andiamo ad effettuare per ogni ciclo il console.log di ed ecco che il nostro output è rimasto lo stesso. Oppure string i, intendi qui? Sì, non cambia niente a livello di output. Però potremmo farlo. Vediamo un po' le domande. Ma così invece di perdere console. Dunque, ho cambiato questa cosa. Guardando questa funzione, è evidente che noi andiamo. Intanto ho detto al prossimo programmatore, questa è una buona domanda, questa è la funzione FeedBuzz. Qui ho detto programmatore, c'è una scatola molto interessante ed è questa, output. Poi qui il programmatore andrà a capire che questo ciclo genera un output. O meglio, lavora su un output. E poi nella parte finale ho detto logga l'output. E questo per un programmatore è molto chiaro, no? Così voi sapete che c'è una funzione, c'è una scatola da tenere d'occhio sull'output, infatti non avete altre scatole qui, a parte i che andiamo a dichiarare in questo caso. E dopodiché andiamo a lavorare sull'output e poi andiamo a stamparlo in questo modo. Sì, giustamente se vogliamo, come diceva ieri Emilio, adesso suggerisce Leo, possiamo castare i come se fosse una stringa e ottenere qui anche in questo caso la stringa. Oppure sempre come diceva Emilio ieri, utilizzando la coercion, possiamo trasformare i numeri string in questo modo. E chiamo soltanto una volta il console.log. L'avrei chiamato anche prima solo una volta, perché in realtà nelle condizioni false non sarebbe entrato qui all'interno. Però è più evidente che venga chiamato alla fine. Anzi, è proprio evidente che il console.log venga chiamato alla fine, e dovessi voler cambiare roba qui, potrei farlo direttamente qui dentro. Per esempio. E questo è un passo. Però abbiamo un sacco di altre opzioni. Vediamo un po'. Qualcuno di voi vuole suggerire un altro gioco da fare con questo codice? Per esempio, un gioco che mi viene da fare è, vediamo un po' qui il codice di Mario. Mario ha creato un if e poi due if else. No, scusate, un if e poi un else if.
Funziona anche questo, assolutamente. Giustizia, questo può essere come argomento della funzione modulo K. Da usare come condizione di uscita dal ciclo. Beh, potremmo, però in realtà noi vogliamo stampare da A, quindi non vogliamo uscire. Questa è una cosa che non vogliamo fare in questo esercizio. Però una cosa che potremmo voler fare, sempre parlando di parametri, diciamo, fare qualcosa di simile a quello che tu hai chiesto, possiamo dire ok. Vogliamo un inizio e una fine. E a questo punto I vogliamo associarlo uguale a inizio. E possiamo dire che vogliamo continuare finché il contatore I non sia minore di fine. Forse minore uguale, così ha più senso parlare di fine. E a questo punto possiamo 1, 50, salviamo ed ecco che abbiamo i nostri FitzBuzz. E può essere anche 10. Possiamo, ok, perfetto. E se volete possiamo continuare altri 5 minuti a giocare col codice. Scrivete semplicemente sì o no. Se cosa si può fare all'infinito aggiungendo un sacco di opzioni. Perfetto, adesso una cosa che vogliamo fare si può spiegare la parte iniziale, la parte, sì, e questo come abbiamo visto è un ciclo. La parte di ciclo è una sintassi del for. Crea la scatola I, ci mette un valore e continua a ripetere questo contenuto fino a che questa condizione è rispettata. Ogni volta che effettua un ciclo, e esegue questa operazione, quindi incrementa il ciclo di 1. Alla fine, quando il contatore, quando questa condizione non è più rispettata, e lui esce. L'uso delle parentesi è una sintassi. For vuole che gli passi questi tre argomenti all'interno delle parentesi. If vuole che lo statement da controllare sia all'interno delle parentesi. La funzione log è una funzione che viene invocata con le parentesi e vuole che gli passi gli argomenti all'interno delle funzioni. E le graffe sono, anche questa fa parte della sintassi, lo trovi nelle slide dell'altro ieri, è semplicemente la sintassi del for. Il blocco di codice del for, che è anche un sorta di blocco di scope, lo troverai tra le parentesi graffe. La definizione della funzione è tra le due parentesi graffe. Adesso però vi pongo un problema, per esempio, no? Io chiamo Fizz tanto con 1 e c'è un problema, non mi fa vedere niente perché fine non è diciamo assegnato. Allora noi vogliamo assegnare dei valori di default, vogliamo dire guarda, se non ti passano né inizio né fine, mettici dei valori tu. E lo possiamo fare in questo modo. Questa è una cosa che non sapevate, vi ho detto adesso. Noi abbiamo visto che si possono creare delle scatole inizio e fine da utilizzare qui dentro. Abbiamo visto che si possono riempire queste scatole con i valori passati qui. Però JavaScript ci dà un'altra possibilità. Ci dice se il programmatore chiama questa funzione con i due parametri, ma non ve li passa questi due, allora io di base ci metto un valore che impostiamo qui, ovvero 1,50. Quindi se io qui ci passo niente e 10, lui dirà no, niente, mi spiace, non lo accetto, ci metto 1. 10, ok. Se non ne passo entrambi, lui va da 1,50. Esatto, una sorta di valore preimpostato. E poi, per esempio, una cosa che possiamo fare, questa è super avanzata, non so se avete voglia di qualcosa di super avanzato. Andiamo a creare proprio negli ultimi 5
5-10 minuti, quanto volete, andiamo a creare qualcosa di complesso. Andiamo a creare un'altra funzione. Dimentichiamoci per adesso fit fuzz. Andiamo a creare una funzione che si chiama è multiplo di 3. E accetterà un valore, un numero, e ritornerà un'operazione. Noi ci aspettiamo che sia multiplo di 3 o no. Abbiamo detto che questa è un'operazione per il multiplo di 3 o no, e la possiamo mettere qui dentro. Quindi, per un attimo, dimenticandoci di FitzBuzz, lo andiamo a fare console.log di è multiplo di 3 e dentro gli passiamo, che ne so, 1. Scusate, ci vuole ovviamente il numero che andiamo a passare. Falso, ok. E 2 e 1, falso, falso. E 3? Ah, 3 è true. Ok, abbiamo fatto la funzione è multiplo di 3. Ma così possiamo fare anche la funzione è multiplo di 5. Qui ci dobbiamo mettere ovviamente il 5. Andiamo a fare lo stesso giochetto. 2 e 3 sono multipli di 5? No, ovviamente. Ma lo è 5? Sì. Lo è 10? Sì. Ok, abbiamo la funzione multiplo di 5. Senza annoiarvi, vi dico che possiamo già andare a creare la funzione è multiplo di 15. Perfetto. Che ci facciamo adesso di questa roba? Beh, la prendiamo e invece di mettere il modulo di 15 quello uguale a 0 qui all'interno, possiamo usare la nostra funzione è multiplo di 15 e gli passiamo i, che è il valore del contatore in quel contesto. Poi possiamo fare la stessa cosa qui con 5, che è la funzione di prima, passiamo i, e poi possiamo qui fare la stessa cosa con, chiamiamo FizzBuzz e abbiamo lo stesso risultato. In pratica abbiamo tirato fuori le condizioni dei nostri if e li abbiamo inseriti in alcune funzioni che fanno questa cosa qua. E le andiamo a utilizzare all'interno del nostro if else if. Dato che ci restituiscono true o false la stessa cosa, possono essere utilizzate e non c'è nessuna differenza. L'ultimo passaggio. Noi odiamo le ripetizioni, abbiamo detto. E qui abbiamo tre funzioni che sono troppo simili. Allora andiamo a creare un'altra funzione. Per adesso ci dimentichiamo di FitzBuzz, per esempio. Ciao Costa. Andiamo a creare un'altra funzione. Questa funzione la chiamiamo, è generica, è multiplo di n. Ed è multiplo di n, vuole per esempio il numero e diciamo n, quindi il numero che vogliamo passargli e poi il numero per calcolare se è multiplo di. Volendo, possiamo utilizzare questa funzione, invece di 3 ci mettiamo n. Possiamo prenderla, possiamo andare qua e metterci i e poi 15. 5. Oh, scusate. I e 3. Andiamo a chiamare il nostro FizzBuzz e cancellando queste funzioni abbiamo visto che il risultato è esattamente lo stesso. Ma noi non siamo
soddisfatti di questa cosa, perché questo N non ci piace, vogliamo comunque, non so, vogliamo leggere meglio. Quindi vogliamo comunque creare la funzione M multiplo di 3, per esempio. E la funzione è multiplo di 3 non è altro che la funzione è multiplo di n a cui gli passiamo il numero, abbiamo visto, e poi gli passiamo 3. Che è esattamente la stessa cosa che andremo a fare dopo. E questo lo chiamiamo così. Oh, scusate. Quindi cos'è la variabile multiplo di 3? È la funzione multiplo di 3 a cui gli passiamo un numero che ritorna quello è multiplo di n e gli passiamo il numero che abbiamo deciso prima e poi gli passiamo 3, che è la stessa cosa che andiamo a fare qui dentro. Questa cosa possiamo farla altre due volte, questa è una cosa complessissima, stiamo facendo facile, ma è veramente una roba estremamente avanzata. Ed ecco che abbiamo di nuovo i nostri multipli. Stavolta non dobbiamo più passargli il parametro del 5 e 15, possiamo passargli semplicemente il valore del contatore. È un sacco di roba, scusate se forse è troppo, peraltro si è fatta una certa, come si dice, a Roma, quindi forse avete voglia anche di chiudere. Però in questo modo vi ho fatto vedere che possiamo parametrizzare moltissimo questa roba qui e che possiamo avere funzioni che dipendono da altre funzioni. E voi direte, a che serve questo? Beh, per esempio, se qui io avessi sbagliato la matematica, in realtà avessi scritto 1, FitBuzz non avrebbe funzionato e avrei potuto fissare il bug in tutta l'applicazione semplicemente facendo così, per esempio. Oppure se avessi trovato un modo più intelligente per scrivere questo codice qui, potrei scriverlo più performante, potrei scriverlo qui e questo automaticamente avrebbe avuto un effetto sull'applicazione cambiando solo un posto. Certo, esatto. E anche a capire, possiamo anche dire che in effetti è multiplo di 3, di 5, di 15, in realtà è semplicemente una forma specifica della formula generica, è multiplo di n. Io mi fermerei qui, se per voi va bene, passerei a dare il compito per domani. Se avete domande, se vi siete addormentati, questo è il momento per. E dimmi qualcosa. Scusami, cosa per interrompere il sandbox? No, non mi sembra forse registrarsi, mi pare di no, però non sono sicuro. Quindi ci puoi aiutare più Emilio come esperto di Code Sandbox. E mi sa che registrandosi uno può salvare tutti i suoi sandbox. E comunque io nel frattempo ho cercato magari qualche esempio carino per le prossime lezioni o anche per domani. Ottimo. E in realtà ho visto qualcosa con P5, ma è ancora un po' troppo avanzato. Però domani vorrei fare un generatore automatico. Quindi Bello. i tweet di Salvini oppure i decreti di Conte, e quindi possiamo iniziare a divertirci un pochettino, a vedere anche come funziona con una pagina web, come si fa una cosa al clic di un bottone e come sparare fuori del testo su una pagina web, in maniera tale così iniziamo a fare generatori con la pala. E Bello. questo.
Vogliamo dare gli esercizi per domani? Yes, tu avevi già preparato. Sì, ho preparato questo, se vi piace, ne ho preparati, diciamo, lo stesso, ma con due livelli di difficoltà, perché qualcuno ci ha scritto nei feedback, metteteci alla prova. Ah, ok. E ci sono due requisiti. Il primo è, data una collezione di numeri, logare il più piccolo e il più grande. E l'altro è, data una collezione di numeri, logare solo i numeri pari. E questo è più facile. E gli altri due più avanzati sono modificare la funzione genera collezione di numeri affinché sia parametrizzata la quantità di numeri da generare, modificare la funzione genera collezione di numeri affinché restituisca i numeri casuali in ordine di grandezza. Adesso io qui ho preparato per voi una funzione che potete bellamente ignorare, l'ho fatto semplicemente per dare uno strumento per giocare un po' di più, quindi voi questa funzione qui, nei requisiti di base, ignoratela. La cosa che fa è che ogni volta che la eseguite, genera una collezione, un array di numeri da 0 a 19, quindi 20, casuali, e ogni volta che salvate ne genera una collezione nuova. E niente, è la base di partenza, quindi qui all'interno di collezione di numeri ci sta la e qui all'interno ci sta la collezione di numeri su cui potete lavorare. Chi vuole fare una cosa base con i primi due esercizi, chi vuole fare una cosa più avanzata può mettere mano all'interno della funzione genera collezione di numeri e ovviamente è un po' più complicato, c'è roba che non abbiamo fatto, però appunto nei feedback c'era scritto metteteci alla prova, siete crudeli. E noi non Mi abbiamo sembra, questo mi sembra risposto. l'esercizio perfetto. Va bene? Ti piace? Sì, cioè sia abbastanza facile che poi abbastanza complicato. Sì. E poi il mio suggerimento è, così come abbiamo giocato insieme su quest'altro codice, esplorate, no? Nel senso, se pensate sia troppo facile, iniziate a giocare, iniziate a fare prove su prove, a estendere, non c'è un limite. Il codice dell'esercizio l'ho scritto su Discord, l'ho scritto qui. Sì, giusto. Io direi, cioè, momento delle domande, anche con il microfono. Non siate timidi, e se invece c'è qualche problema, cioè se c'è solo domanda, possiamo salutarci. Io ho un appuntamento con la Dachiperina fra poco. Caffettino, ci sta bene. Dai, rispondete al form dei feedback, ne sono arrivati soltanto 20. Infatti, direi che Dai, non possiamo. siate timidi, vi sto inviando di nuovo il. Andiamolo. Perché poi magari facciamo anche dei corsi un Grazie. po', cioè magari dei corsi, sicuramente faremo un corso più semplice proprio di avvio alla programmazione molto light. E poi anche dei corsi un po' più articolati su tecnologie come possono essere React, D3 o Vue o altro. Quindi dai che cioè, impariamo bene le basi e poi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Il link del form ve l'ho inviato in chat. Sì, possiamo fare un sacco di roba, possiamo dividerci come suggeriva Emilio, non tanto nella parte teorica, no? Ma quanto nella parte pratica. Assolutamente. Ah, giustamente Emilio, ci sono delle persone che sono su Zoom, no? Però non sono passate per Discord. Quindi possiamo mandargli anche il link. Ok, Perché posso. il link di Zoom è stato pubblicizzato su Facebook, per esempio, su Instagram. Ah, giusto. E quindi non tutti hanno accesso a Discord.
Tra l'altro il link a Discord scade ogni giorno, quindi. Ottimo. Vabbè, poi su Discord continuiamo a collaborare, se avete problemi ci siamo, scriviamo, ci sentiamo. Quindi Perfetto. nessuna domanda, tutti, secondo, cioè, chissà se sono vivi, o se stanno dormendo, o se sono andati. Io penso che pochi siano riusciti a sopravvivere a questa roba qua. Io ho una domanda, vabbè, mi sono persa praticamente quasi tutta la lezione. Ecco perché sei viva. Sì, infatti, la recupero più tardi. Però ho provato ad aprire l'ultimo link che avete postato su Discord, quello con l'esercizio di ieri, e non c'è la parte. No, aspetta, forse ne ho aperto uno sbagliato. Forse hai aperto l'esercizio per domani. Sì, mi sa che ho aperto l'esercizio per domani. Prova E dopo un po' su l'avevo anche questo. aperto quello di ieri e Su non vedevo la soluzione. questo siete riusciti a. Ah, aspetta, Quindi adesso lo vedo. vedete questo codice? Sì. Ottimo. Questa è la soluzione super complessa dell'esercizio di ieri. E poi guardando il video vedi come ci siamo arrivati, perché ovviamente siamo Ok. partiti da una cosa facilissima e siamo arrivati poi a questo. Poi sul video puoi vederti i vari passaggi, però ecco, no, questa è la parte Perfetto, finale. grazie. Prego. Prego per l'esercizio, è un piacere. Domani Emilio ci farà divertire con roba web, giusto? Esatto. Facciamo i bottoni, ci mettiamo le Poi, se cose non che sbaglio, abbiamo dopo domani ieri. facciamo Facebook, giusto? Esatto, di questo passo sì, ma al massimo nel giro di un mese. Va buono. Ci salutiamo allora. Grazie Dai, a un tutti, abbraccio a ragazzi e tutti. ragazze, per la pazienza. E a domani. Ciao, a Ciao. domani. Ciao, ciao. Ehi. Io ancora ci sono, Sì. devo riuscire a...